Non mi interessa affatto che lavoro faccia tuo padre e che tipo di responsabilità possa avere. Tutto quello che desidero è stare insieme a te. Matt, devo fare attenzione a quello che faccio. Certo, ma io non ho nessuna intenzione di compromettere o di minacciare la sua sicurezza. Matt, lui sa che Tyler vuole essere eletto al congresso e la tua famiglia è sempre sui giornali. Mio padre non può rischiare che i giornalisti riescano a scoprire delle connessioni con lui. E onestamente anch'io sono d'accordo. Che cosa? Amy, ci deve essere una soluzione per tutto questo. Matt, se io e mia madre vogliamo il benessere che mio padre ci offre, io devo lasciarti. È una condizione imprescindibile, è inutile continuare a discutere. Imprescindibile. Amy, l'unica cosa dalla quale non si può prescindere è che io ti amo. E so che tu provi la stessa cosa per me. Amy, noi due dobbiamo pensare a qualcosa. Noi dobbiamo trovare una soluzione. Beh. Senti, andiamocene via. Che cosa ci ferma? Andiamocene. Fran può prendersi anche tutti i soldi. Amy, stammi a sentire. Se ci cambiamo nome, potremo vivere in un posto dove tuo padre non potrà mai trovarci. Matt, no. Non verrò in nessun posto insieme a te. Ma non riesco a capire. È molto semplice. Io voglio così. Il tipo di vita che mi offre mio padre, qualcosa che ho sempre sognato. E io la voglio. Ma non riesco a credere che tu dica questo. È per il tuo bene. Devi credermi. Amy, non puoi sparire così dalla mia vita, non per denaro. Non voglio lasciarti. Ma tu non vuoi capire. Io non ti sto offrendo nessuna possibilità. Ti sto solo dicendo quello che deve essere. Questo è un addio. No. No, Amy. Non posso pensare che non ti rivedrò più. Non potrò più tenerti tra le mie braccia. Tu sei l'unica ragione. Matt, ho fatto una scelta. E adesso non c'è più niente da fare. È questo, quindi, tutto il tuo amore. Ogni cosa che abbiamo diviso, che abbiamo vissuto insieme. Tu vuoi dare un prezzo a tutto questo. Ecco cosa stai facendo. Tu credi veramente che io voglia restare povera per il resto della mia vita? No, certo. Ma credevo fossimo felici. Per quanto? Senza futuro e senza soldi. Matt, io sono tanto stanca di preoccuparmi continuamente di non avere denaro. Io voglio avere quello che hanno gli altri. Sono malata. Adesso mi si offre la possibilità di cambiare tutto questo. E non me la lascerò sfuggire. La tua idea sulla felicità è di lasciare il ragazzo che ami per i soldi. È così? Matt, io sono come tanti altri in questo mondo. Prendo quello che posso avere. E in questo momento finalmente posso avere quello che ho sempre desiderato nella vita. Questa scelta mi costa dei sacrifici. E tu sei incluso. I passeggeri in partenza col volo 6 per Zurigo possono presentarsi al cancello 12. Prima chiamata per i viaggiatori per Zurigo. È il mio replan. Mi spiace che tutto questo ti faccia del male. Abbiamo avuto dei momenti felici insieme. Ma è ora di cambiare. Sarai molto più felice senza di me. E tu finalmente avrai la vita comoda che hai sempre sognato. Sì. Volo 6 per Zurigo. I signori passeggeri si presentino al cancello 12. Addio, Matt. Amy. Ora devo proprio andare. Dimmi soltanto una cosa. Mi hai amato veramente.
19 da Parigi è in arrivo al cancello 16. Ultima chiamata per il volo 3 in partenza per Roma. Preghiamo tutti i passeggeri di prepararsi. Matt, io sono tanto stanca di preoccuparmi continuamente di non avere denaro. Io voglio avere quello che hanno gli altri. Sono malata. Adesso mi si offre la possibilità di cambiare tutto questo. E non me la lascerò sfuggire. La tua idea sulla felicità è di lasciare il ragazzo che ami per i soldi. È così? Matt, io sono come tanti altri in questo mondo. Prendo quello che posso avere. E in questo momento finalmente posso avere quello che ho sempre desiderato nella vita. Questa scelta mi costa dei sacrifici. E tu sei in questo.